Mister Marchetti, la Cireale ha vinto questo derby attesissimo con lo Junior Cireale, una partita molto combattuta, avete sofferto fino alla fine ma ha vinto meritatamente. Sì, penso che abbiamo vinto abbastanza meritatamente, non abbiamo rubato nulla all'avversario, i ragazzi sono stati encomiabili veramente, se c'è un aggettivo da dare a questi ragazzi sono encomiabili perché hanno rispettato tutte le disposizioni in campo, hanno dato veramente una prova di forza contro un avversario fortissimo che merita la posizione che occupa in classifica. Adesso diciamo se salite sempre di più in classifica, il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è i playoff, il piazzamento playoff, è l'obiettivo dichiarato di inizio stagione con un organico nuovo, con 18 ragazzi nuovi, non era facile costruire un organico così completo, così forte, e dalle ceneri di quello dello scorso, perché c'è solo un ragazzo dell'anno scorso, quindi abbiamo fatto mezzo miracolo, mister Culisano ha fatto un mezzo miracolo costruendo un organico di tutto rispetto. Allora, in bocca al lupo per il proseguo di questa stagione. Crepi. Avvocato Costarelli, uno dei dirigenti dello Junior Cireale, un bel derby oggi, ha vinto la Cireale 1-0, però anche voi diciamo avete avuto le vostre occasioni, soprattutto nel finale. Sì, il derby è andato così, ormai c'è poco da recriminare. Complimenti alla Cireale che ha vinto, secondo me ha vinto perché ci ha messo un po' più cuore, soprattutto nel primo tempo dei nostri ragazzi, si sono fatti forse sorprendere un attimo sul piano della grinta. Poi il secondo tempo onestamente al calcio si è giocato poco perché ho visto tante perdite di tempo, tanti ragazzi che hanno avuto i crampi alla Cireale, per cui di gioco effettivo nel secondo tempo ne ho visto davvero poco, però diciamo ci sta anche questo nel calcio, per loro è chiaramente un successo di prestigio, per noi è una battuta d'arresto che ci deve fare riflettere perché deve farci capire che diciamo, ancora il cammino è lungo e se vogliamo mantenere questo secondo posto c'è ancora molto da fare, soprattutto durante la settimana le partite devono prepararsi in un certo modo, con allenamenti fatti in modo forse più intenso, con un pizzico di voglia in più che purtroppo nei ragazzi di oggi vedo sempre meno. Cercherete subito riscatto la prossima giornata di campionato? Adesso abbiamo un vero e proprio tour de force perché giochiamo 3 trasferte in una settimana, già giovedì giochiamo a Messina col Messana e spero che l'approccio dei ragazzi alla gara sia diverso, perché se l'approccio è lo stesso di oggi rischiamo poi di compromettere quanto di buono fatto finora. L'obiettivo resta sempre il secondo posto e fare questi playoff da protagonisti. Sì, l'obiettivo è onestamente è stato sempre quello di fare i playoff perché siamo anche realisti come società e come staff tecnico, per cui sappiamo i pregi della nostra squadra, sappiamo anche i difetti della nostra squadra, quindi l'obiettivo è sempre stato quello dei playoff. Speriamo che questa battuta d'arresto sia salutare per farci capire che forse le partite vanno preparate meglio durante la settimana anche. Grazie. Grazie a lei. Mister Culisano, il derby è della Cireale, no? Una partita combattuta fino al triplice fischio dell'arbitro, la vediamo stanca ma sicuramente lei è molto soddisfatto di questa prova, tutta cuore dei suoi ragazzi. Sì, sicuramente sono molto contento, molto soddisfatto, noi l'abbiamo vinto a cospetto di una squadra veramente fatta per stare nei piani alti del campionato. Lo Junior è inutile che sviolino un po'. Lo Junior è forte, lo Junior ha i numeri dalla sua parte, quindi la prestazione e la vittoria dei miei ragazzi mi riempie di orgoglio. Quali obiettivi avete quest'anno? Ma il nostro obiettivo quest'anno è quello di fare bene, stiamo facendo crescere veramente qualche ragazzo che in futuro potrebbe vestire la maglia della Cireale. Tenteremo di prendere un posto utile per fare i playoff, anche se chiaramente ci sono società come lo Junior Cireale, Giovani Leoni, Città di Messina, Camaro, che sono veramente attrezzati da anni per fare questi campionati regionali. Noi è il primo anno e io sono felicissimo di quello che stiamo facendo. Oltretutto nell'ultimo periodo la rosa si è un pochettino ridotta per vari infortuni, perché qualcuno magari non è potuto venire per problemi personali, e niente, stiamo andando avanti e credo che stiamo andando avanti bene per la soddisfazione del nostro direttore Adornetto, che fa molti sacrifici perché la società chiaramente ha dei momenti un po' tribolanti, però alla fine stiamo riuscendo ad andare avanti bene. Questa vittoria nel derby a chi vuole dedicarla?
questa vittoria nel derby la dedico chiaramente a mia moglie che mi sopporta e mi supporta durante la settimana, perché io leggo e vedo calcio 12 ore al giorno, quindi in effetti gliela dedico a lei e al mio piccolo Giotto. Prossimo appuntamento giocherete in casa, ricordiamo che voi le gare casalinghe le disputate a Guardia. Sì, giochiamo in casa e giochiamo proprio con una diretta concorrente per il quinto posto, per un posto ai playoff, che è la Ionica, anche questa una società che l'anno scorso ha fatto il vuoto, ha vinto il girone e che è attrezzata perché hanno già dei ricambi naturali che noi stiamo costruendo insieme alla società, perché è il primo anno, come avevo detto prima. Allora, in bocca al lupo per il proseguo di questa stagione. Grazie.